Ciao allora, a tutti ragazzi, sono Darby, bentornati in questo video. Oggi vi mostrerò come Nardi e Finesse creano beat per Mambolosco slash Shiva. Cominciamo subito. Come prima cosa, la scelta dei suoni e la creazione della melodia sono due elementi fondamentali. Io in questo caso ho scritto una classica melodia utilizzando i concetti che abbiamo visto molte volte, delle note sospese e appunto delle quinte aumentate, anche se in questo caso credo ci siano solo note sospese. Quindi la quinta aumentata non l'ho utilizzata perché la quinta aumentata ha comunque un ruolo molto importante all'interno della melodia perché ci rende il tutto ancora più dark e più crudo. Mentre utilizzando solo quelle sospese riusciamo a ottenere comunque quel classico feeling trap senza, diciamo, esagerare troppo. Per la scelta dei suoni invece vanno bene sia dei synth sia dei suoni un pochettino più organici. Io preferisco sempre utilizzare dei suoni un pochettino più organici per la parte principale della melodia e poi i synth magari li posso utilizzare come contorno per arricchire un sacco i suoni principali. Perché ovviamente i suoni organici avranno nella maggior parte dei casi meno frequenze rispetto a un synth. Quando entrano i synth, che possono essere appunto dei pad, delle lead, eccetera, il tutto si va a riempire con questi suoni nelle frequenze alte, magari molto riverberati, che appunto danno un'atmosfera in più al suono principale, che magari può essere una chitarra messa in reverse o un mandolino o comunque un suono più reale rispetto a un synth. Io intendo questo ovviamente per suoni organici. Quindi, prima cosa vi faccio vedere come ho scritto la melodia sulla tastiera MIDI. Come sempre ho utilizzato un solo accordo in scala minor, in questo caso la chiave è C sharp. Ovviamente all'inizio l'avevo scritta in un'altra scala, ho fatto un po' di pitch shifting sia a livello di piano roll sia a livello di resampling. Questa è una cosa che mi piaceva fare molto perché aggiunge quel feeling di realtà agli accordi a volte. Quando andate a resampolare ovviamente perde un po' di qualità il suono e quindi assume quel tocco un pochettino più vintage che allo stesso tempo gli dà anche un po' più di realtà. Diciamo che lo fa diventare un po' meno plasticoso. Ho utilizzato un solo plugin che è Xenology, mi piace molto perché ha all'interno praticamente una grandissima collezione di tutti i suoni delle tastiere Roland, quindi potete trovare dei synth, dei suoni etnici, dei suoni orchestrali, cioè praticamente di tutto. E la melodia sarebbe appunto questa qui. Una melodia che è molto bouncy perché comunque vado a giocare con questa quinta suonandola in questi punti qui, quindi c'è un ritmo costante di sottofondo della quinta. Adesso andrò a togliere la top melody. Allo stesso modo c'è una ripetizione sempre della quinta anche sull'ottava più alta che finisce in questo punto. Inizialmente era un po' spostata questa nota, poi ho deciso di terzinare un po' questa melodia. Questa sarebbe quella che poi finisce sul mandolino, che poi farò vedere. E quindi ho terzinato questa nota utilizzando la griglia a un sesto beat. Questa è un'altra cosa che potete fare per dare un tocco un pochettino più aggressivo ai beat. A me piace molto utilizzare le terzine in questi beat un po' alla Shiva o alla Mambo. Per quanto riguarda invece le note in mezzo, non sono altro che terza e sus 2 dell'accordo di tonica. E poi c'è anche la root note in realtà. Quindi faccio questa discesa classica, poi faccio quinta, sus 2, questo è un intervallo che suona abbastanza bene perché rimane comunque abbastanza teso rispetto ad utilizzare una terza o una root note, che suonerebbe così con la terza, suonerebbe così invece con la root note, questo invece è come suona con la sus 2. E qui faccio questo giochetto sempre tra sus 2 e terza, che funziona molto bene secondo me. Queste note in mezzo ovviamente sono fondamentali perché danno questo bounce aggiuntivo alla melodia. Il suono che ho utilizzato su Xenology è una bell che si chiama Asia Bells, è praticamente questa campana molto percussiva, e l'ho messa in reverse, quindi ho flippato la mia melodia, fatto Alt più Y, e poi l'ho reversata per dare quel classico tocco di bell in reverse, ovviamente per utilizzarla poi come layer al mandolino, che ho suonato sempre da Xenology. Questo preset qui, Mando Club, è praticamente un mandolino un po' tremolante. Ho risuonato la stessa melodia, però l'ho offuscata utilizzando un half time in questo modo. Si va praticamente a dimezzare il tempo, è un pochettino più lenta e fa solo d'atmosfera a quello che è poi il suono principale, quindi si vanno un po' a compensare questi due suoni. E poi c'è il famoso synth che ho utilizzato di sottofondo, che è questo qui. Sembra tipo una specie di synth string, sempre in reverse, che va ad aggiungere ovviamente tutte queste alte. Questi sono i vari chop, questa sarebbe la bell in reverse, la bell principale. Ovviamente sopra ci sono un po' di effetti adesso, quindi li vado completamente a disattivare. Quindi questa sarebbe la bell nella sua forma base, solo reversata. La portiamo sotto di 6 semitoni. Andiamo ad effettare, in questo caso c'è un po' di equalizzazione, e poi su tutto il layer di melodie in realtà c'è anche un po' di Sketch Cassette, RC20 e Decimort per sporcare ancora di più. Questi sono dei plugin classici che danno quel feeling un po' più vintage, quindi hanno questi effetti tipo di wow flutter, un po' di saturazione, magari un po' di compressione, e l'RC20 anche c'ha un po' di distorsione, un po' di wobble, un po' di noise, Decimort taglia solo un po' le alte, e quindi alla fine il suono viene abbastanza sporco. Cioè, può sembrare quasi una bell del Mellotron, ad esempio, una Mellotron vibe. Qui abbiamo la stessa melodia,
Però l'ho portata sopra di un'ottava in sto caso, per dare questo effetto un po' particolare nella seconda parte. Mentre qui ho messo la string, poi entra nella seconda parte di loop per riempire. E qui viene utilizzata come stacco, così in mezzo, per non lasciare vuoto questo punto. In realtà si sente poco perché poi c'è il mandolino che va a coprire tutto. E qui invece abbiamo il synth completo praticamente. Mentre il mandolino, mentre questi suoni sono tutti stati picciati sotto di 6 semitoni. E poi qui nella seconda parte, se non sbaglio, ho portato sopra di un'ottava la synth string. Quindi ho preso tutto questo loop e l'ho renderizzato, oppure l'ho registrato, adesso non mi ricordo. E forse l'ho ripicciato di nuovo, non vorrei dire una cazzata. Sì, l'ho ripicciato di nuovo utilizzando anche un po' di format shifting tramite Edison. In poche parole, andate a registrare con Edison la melodia. Fate Alt più T, vi si apre un menu con scritto Pitch Chords and Factor Chords. E sotto potete cambiare il format. È una roba che vi ho già fatto vedere in qualche altro video, però è abbastanza utile perché comunque potete in parte ripicciare il sample e poi potete anche fare il format shifting, che vi permette di aggiungere un po' di alte o toglierle. In realtà è un po' diverso quello che ho a fare, però vi permette di modificare un pelino il timbro del loop. In questo caso, se non sbaglio, io sono andato a chiuderlo un po'. Quindi in questo modo si va un po' alle digerire il suono del mandolino di sottofondo, che forse usciva un po' troppo. Quindi questo è come viene rispetto a... Invece abbiamo il loop, l'ho diviso in 3 sezioni in modo da poter arrangiare il tutto in maniera più semplice. Ad esempio qui c'è un suono in più, se non sbaglio. Qui c'è l'ottava più alta. Qui torna normale. E poi qui di nuovo c'è l'ottava più alta. E infine ho aggiunto semplicemente la drums, perché una volta fatta la melodia è abbastanza banale. In questo caso ho deciso di seguire in parte quella che era la melodia, che era terzinata, utilizzando appunto una drums terzinata. Per fare la drums terzinata in realtà dovete giocare principalmente sugli hi-hat, perché il clap lo andate a mettere sul classico terzo beat. Anche perché non c'è modo di switchare questo pattern qui. E potete aggiungere dei counter clap terzinati, ma non mi piace molto farlo a me. Quindi abbiamo gli hi-hat, un sample che fa il classico 8 step. In realtà forse è 4 step questo. Poi abbiamo un hi-hat secondario che va a fare questo pattern che sembra abbastanza stupido, ma secondo me funziona. Praticamente tutto terzinato fino al quarto beat, si ferma sul quarto beat praticamente, e dal secondo beat in poi fa una discesa di pitch. Secondo me si sposava abbastanza bene con quella che è la melodia, e quindi ho ottenuto questo ritmo. E nella seconda parte ho aggiunto 3 colpi finali per riempire. Quindi sul quarto beat all'inizio faccio un taglio, e sulla seconda parte invece faccio altri 3 colpi con un sample diverso. In questo modo. Ho aggiunto poi degli open hat che fanno un po' rafforzare, quindi uno sul primo beat, poi sul secondo beat della seconda barra, e poi sull'ultima barra ce n'è uno reverse anche. Poi nel ritornello ho messo anche questo rimshot, che va a ricalcare ovviamente quella parte terzinata qui sulla seconda barra. E infine l'808, che in questi casi io preferisco mantenerlo tipo sul primo quarto beat e non metterlo sugli off beat, perché quando terziniamo la drums mi suona sempre un po' strano metterlo tipo sugli off beat. Appunto utilizzo il primo beat e il secondo della seconda barra e basta. E alla fine utilizzo il quarto, suonando ovviamente solo la root note e la quinta in realtà. Ho utilizzato questa piccola variazione alla fine. Questo tipo di 808, beh, il classico Zey, il kick in questo caso non l'ho messo. Quando utilizzate il kick su questi 808, stateci attenti, perché comunque è un 808 che ha questo attacco così, no? Quindi se ci mettete un kick a volte potrebbe non suonare proprio bene, quindi magari fate un sidechain o tagliate un po' l'attacco dell'808. Magari lo tagliate solo quando entra il kick, così evitate di rovinarlo nelle altre parti. E quindi questo è il risultato finale. In realtà mi ero quasi scordato che sull'ottava barra ho fatto un'altra piccolissima variazione, ho aggiunto un colpo sul terzo beat giusto per dare un po' di carica in più e evitare di avere un 808 super ripetitivo. Quanto riguarda invece l'arrangiamento, basta seguire una piccola logica, io lo faccio quasi sempre uguale, quindi faccio una intro da 8, poi abbiamo questo che dovrebbe essere più o meno un primo ritornello, possiamo considerarla però già la prima strofa, quindi questa qui sarebbe la strofa e dura 24 barre in questo caso, l'ho fatta un po' più lunga perché Mambo Losco e Shiva gli piace fare queste robe un pochettino più lunghe in cui rappano tantissimo. E quindi abbiamo questa prima parte in cui faccio
centrare il sample in un modo, poi lo switch e poi lo switch di nuovo. Quindi faccio tre switch, qui c'è l'ottava più alta, qui c'è l'ottava più bassa con la bell di sottofondo, il reverse, e qui stessa cosa. Forse in questo punto c'è solo la bell, non c'è la string, mentre qui c'è anche il synth, diciamo, il synth string. Nella prima parte ho messo tutte le drums e poi qui ho fatto uscire il secondo hi-hat, che è quello che dà un po' più ritmo, quindi vado a scaricare prima di quello che dovrebbe essere un probabile ritornello. Quindi abbiamo poi questo ritornello classico da 16. E la stessa cosa si ripete anche per la seconda parte. Quindi qui abbiamo di nuovo una strofa che in questo caso diventa ancora più lunga in realtà, perché ho aggiunto queste altre 8 barre subito dopo il ritornello. E poi qui ho ricopiato semplicemente questa parte qui e ho aggiunto poi il secondo ritornello alla fine. Quindi, mi stavo dicendo, anche l'arrangiamento deve essere abbastanza ripetitivo in queste produzioni così. Alla fine viene fuori un beat più o meno di 2 minuti e mezzo. Può sempre allungare o accorciare, togliendo magari 8 barre o nella prima parte o nella seconda. Quindi questo è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi se il video è piaciuto. In descrizione trovate il link al Patreon, se volete supportarmi, scaricare FLP, vedere video aggiuntivi e scaricare sample pack, Bitzer se volete acquistare il mio beat o drum kit, e Easter se volete seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, al prossimo video.